Reale 29, Mazara 27, San Cataldese 24, San Giovanni Gemini 23, Parmonval 21 insieme a Valderice, poi Castellammare 20, Folgore 14, Città Terrasini 11, Palermitana 3 punti. E mentre le due squadre sono entrate sul rettangolo di gara con i preliminari, l'Akragas veste una maglia azzurra con una riga bianca, mentre maglia bianca per la formazione di casa. Tutto è pronto, ci sarà un minuto di raccoglimento. Vediamo se Salvatore Barresi può... ...ha perso allo Monaco di Palermo con la Palermitana. Partiti. Gioca palla il Castellammare. Dalla bandierina, la palla bassa, c'è un tentativo, poi ancora un'incursione, l'Akragas che va alla battuta con il portiere Bevilacqua che si supera, palla ancora nei pressi dell'area di rigore per il portiere, ancora Akragas, un tentativo a rete, poi Bennardo non ci arriva, ancora Akragas con Nobile che cambia il fronte d'attacco, l'Akragas cerca di costruire un buon traversone, poi aspetta il piazzamento dei compagni, le torri, i blocchi, poi c'è un colpo di testa di un difensore, la palla che esce all'area di rigore, poi è Bennardo che ha un controllo, cerca di girarsi, viene seguito da due giocatori del Castellammare, ma c'è Piazza pronto alla battuta, viene spintonato per Di Nobile, adesso c'è un traversone in aria, c'è però anche il fuorigioco, e infatti vediamo come calcerà, come sfrutterà il Castellammare questo calcio di punizione, il tiro, la battuta e la palla che va un metro oltre il palo, una parata a terra per il portiere, mentre ancora assistiamo a questo incontro, attenzione, adesso c'è Infantino che recupera la sfera, c'è ancora un tentativo in avanti con Danna, vertice, un traversone in aria, il pallone che giunge dalle parti di Piazza, il tiro e la parata ancora una volta di Bevilacqua, questo ovviamente non è bello nel calcio, c'è un tentativo, la palla, scusate, un tentativo dell'Akragas, un giocatore del Castellammare, poi c'è un tentativo in avanti di Di Bartolo, attenzione, la parata a terra di Infantino, tiro centrale, debole, ha colpito bene, di collo pieno però, con Guastella pronto al tocco, mentre ci sono quattro uomini in barriera per il Castellammare, si aspetta il fischio, c'è un giocatore della barriera che si è mosso, Nobile, il tiro, il palo e ancora il gol, perché? Gol annullato all'Akragas, ha colpito il palo. Dalla bandierina il tiro, il cross, la ribattuta dei difensori, ancora attenzione, il tiro di un giocatore, il gol è stato Piazza, stop e tiro e gol, stop, tiro e gol, 1-0 per l'Akragas, direi vantaggio meritatissimo perché ha costruito di più. Ha voluto questo gol, l'ha voluto, l'ha cercato, è giusto l'applauso della panchina attorno a Motorino Stefano. Vediamo la battuta, la palla che viene toccata da un difensore, facilita l'intervento di Infantino, che recupera metri, spazi e ancora Piazza, cerca di girarsi, la palla in mezzo con Bennardo che non ci arriva per poco, poi libera la difesa del Castellammare con Mione, la battuta. Ancora la battuta, attenzione, c'è il fuorigioco, la parata di Infantino e ancora Infantino si supera con l'Akragas che può ripartire in contropiede, attenzione, c'è Guastella, gioca Guastella ancora, supera un paio di avversari, poi viene fermato alla battuta di questo calcio piazzato. Guastella, il pallone in mezzo, attenzione, la palla che giunge nei pressi di Nobile, poi c'è stato l'intervento di Accetta che praticamente ha tolto a Nobile la possibilità di calciare e quindi per l'Akragas un calcio d'angolo
E proprio in questo istante l'arbitro fischia la fine del primo tempo, un primo tempo che vede i biancazzurri avanti di una rete. Il marcatore è Stefano Piazza, è una Caracas che a me è piaciuta. Mentre nel frattempo è ripartita la gara con il primo possesso palla del Castellammare, che gioca per in avanti, accetta ancora, accetta, si accentra, poi cede a Di Giuseppe, un pallone e mezzo, attenzione, c'è un tentativo e la battuta di testa, ancora un tentativo e c'è Mione, attenzione, attenzione, Di Bartolo entra in aria, ancora Di Bartolo, una trattenuta, Russo con eleganza ed esperienza, Guastella ancora, superata la metà campo, Guastella, attenzione, c'è la superiorità numerica, attenzione, poi c'è ancora Nobile che mette un pallone al centro e la palla è uscita. Castellammare che insiste nella manovra d'attacco, un traversone in aria, la parata di Infantino, esimo del secondo tempo, attenzione, il pallone in aria, c'è un tentativo e poi il numero 17 Danna colpisce passaggi in linee orizzontali con Guastella solo, poi si lascia praticamente. Guastella ha mancato il raddoppio, tu per tu col portiere praticamente si è lasciato sfilare la palla dell'arbitro, il traversone in aria, il colpo di testa con Marasco che va al recupero del pallone, Marasco ancora, si invola Marasco, vai via Marasco, allontana la palla, portala lontano, palla in aria, c'è un tentativo in avanti, pallone che è buttato fuori e ancora Akragas con Marasco e c'è il fallo, in questo momento finisce la partita, l'Akragas conduce in porto, una vittoria importantissima ai fini della classifica, 1-0, la rete firmata da Stefano Piazza. Una vittoria importantissima, vedo l'abbraccio di tutta la dirigenza qui a completo oggi, vedo Angelo Vella, il vicepresidente, Pino Motisi, Maurizio Capraro, il direttore sportivo, Totò Sciortino, Stefano Lamantia, vedete già. Alla fine di un incontro molto combattuto, deciso da un gol di Piazza, il Castellammare esce sconfitto nonostante un secondo tempo giocato all'arma bianca. Ma già lei ha fatto un punto, diciamo, della partita, che il primo tempo è stata demarca dell'Akragas, che ha giocato meglio di noi, ha avuto più occasione da noi, però il secondo tempo, diciamo, i miei ragazzi hanno messo l'Akragas sotto e ci meritavamo, per come abbiamo, non dico giocato perché non abbiamo giocato tanto bene, però con la volontà e la forza dei ragazzi penso che al secondo tempo ci meritavamo magari un pareggio, diciamo, però l'Akragas non ha rubato niente, diciamo, la partita, chi fa gol vince la partita. Io devo ringraziare i giocatori in campo sia dell'Akragas che del Castellammare che hanno dato l'anima giocando, diciamoci, a calcio senza nessuna discussione, senza niente. Voi avete visto l'ambiente tranquillo che c'è a Castellammare, perché noi abbiamo fatto sempre calcio, quindi a prescindere dal risultato siamo tranquilli. Il nostro obiettivo è di farci una salvezza tranquilla e non ci dovevamo salvare con l'Akragas oggi o magari con le squadre che sono capoliste, però noi è giusto che cercheremo in tutti i modi di fare punte per non andare a fare gli spareggi. Mancano ormai 11 partite al termine della stagione, il Castellammare è sempre giù nelle sabbie mobili di una classifica che almeno nelle parti basse si muove pochissimo. Allora, io l'ho sempre detto, noi oggi, se lei vede la distinta e so che l'ha visto, noi abbiamo giocato oggi con 4 juniores, di cui 2 del 94, che calcisticamente ogni società con i 94 hanno problemi a chi devono fare giocare. Noi abbiamo fatto sempre una linea di giovani e quindi è normale che può succedere che possiamo perdere con l'Akragas o possiamo fare degli errori ingenui. Poi oggi ci mancava De Donato, che a centrocampo ci fa la differenza, ci mancava anche Mione, quindi abbiamo dovuto fare giocare altre due ragazzine. Quanto riguarda torniamo alla classifica, per quanto riguarda la testa, l'Alcamo ha rallentato insieme al Camarat, Akragas, Camofranco e Ribera insistono lì sopra. Lei come vede poi la testa della classifica e soprattutto secondo lei chi è la squadra che può puntare seriamente alla quarta serie? Ma io l'ho sempre detto e non mi voglio tirare mai indietro, perché nella mia vita quando dico una cosa
lo affermo anche nei momenti come l'Alcamo che ieri ha perso con la Parmonval, per me la squadra più accreditata, diciamoci, a livello di giocatori, di rosa, che si possono permettere di tenere in panchina giocatori come Norfo, che era il mio capocannoniere e se n'è andato là ad Alcamo, o di tenere in panchina come Iovino, gente che in queste categorie fanno una differenza, come rosa e come organizzazione. Io ho sempre messo da quando è iniziato il campionato l'Alcamo, poi il Ribera insieme all'Agragas e Camara, che sono le squadre, diciamoci, che si meritano questa classifica. La classifica secondo me è palla chiara. Per quanto riguarda invece la zona play-out, quali squadre sono quelle che più devono evitare di entrare nella griglia degli ultimi quattro posti? Ma come dicevo un momento fa, la classifica palla chiaro che dovremmo essere noi, il Valderice, la Folgore, il San Giovanni, quelle secondo me da 27 punti a scendere, perché mi hanno detto che Mazzara è andata a vincere, quindi da 30 a scendere secondo me siamo tutte incasinate in questa classifica. Però io dico una cosa, è bello anche per questo, perché fino all'ultimo si lotta, non ci saranno regali, non c'è niente, c'è sempre un calcio che l'avete visto oggi, bellissimo, con grinta, con volontà, sempre nelle regole calcistiche, ed è giusto che sia così.